Ciao amici, leggevo che a qualcuno piacciono i fianchi larghi, ma io so che chi ce li ha li detesta. Cosa ne dite voi? Oggi vediamo insieme come dimagrire i fianchi e le famose maniglie dell'amore. Ma prima voglio dire una cosa. Contrariamente a quanto si pensa, le maniglie dell'amore, i fianchi morbidi e anche la pancettina tonda, per molti uomini e donne mantengono un intramontabile fascino. Ah, meno male, c'è posto anche per noi tondette. Per noi c'è la rivincita delle curvy. Finalmente si stanno superando quei canoni estetici irrealistici, irrealizzabili, che ci vorrebbero tutte magre come uno stecchino. In ogni caso, ecco 5 mosse strategiche per dare armonia alle forme dei fianchi e delle maniglie dell'amore. Vi piace l'idea? Allora mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e aiutatemi a divulgare la salute naturale per tutti cliccando su abbonati al canale. Forza dai che prendo nota! 1. Inizia la giornata con acqua e limone. Ne ho parlato in molti video. Serve a riattivare il metabolismo grazie alla vitamina C e alla regolazione del pH interno. 2. Riduci il sale. In questo modo eviti la ritenzione idrica. Ricorda che anche per i fianchi e le maniglie dell'amore, il gonfiore dato dai liquidi spesso crea più volume del grasso stesso. 3. Bevi tè verde. Almeno 4-5 tazze al giorno per fornire gli antiossidanti utili a ottenere un buon detox. Attenzione, ricordate sempre la mia formula, via le tossine, via i grassi. 4. Elimina gli snack. Se fai 3 pasti al giorno sani ma belli nutrienti, non avrai bisogno di mangiare tra i pasti e potrai portare il corpo più facilmente nella modalità brucia grassi. 5. Fai gli esercizi, quelli con Serena. In questa mia playlist, che si chiama Esercizi per dimagrire con Serena, trovate tutti gli esercizi utili per perdere davvero peso senza troppa fatica, che non ci piace, e in poco tempo, che ci piace. Ma io non ce la farò mai! Non dire così. Queste strategie funzionano, ma impariamo comunque a volerci bene e a valorizzarci per come siamo. Saremo più sicure di noi, con meno ansia e stress e più fascino e carisma. Anche perché diversi sondaggi fatti su donne e uomini hanno dimostrato che quando si parla di attrazione, il fisico perfetto è preferito solo per esperienze mordi e fuggi. Il fisico più morbido invece è preferito decisamente per scambiare affetto, abbracci, effusioni e piacere a lungo termine, nel tempo. Ah, però niente male. Già, allora condividete questo video. E per restare in forma in modo naturale trovate tantissimi consigli nella mia playlist. Bene amici, noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Ok, fatto. Ah. Che sforzo terribile, sarei sfinito dopo.